Gara 3 va a Kazan che vola in finale di Eurocup e conquista anche l'Eurolega per la prossima stagione. 107 punti subiti dalla Segafredo che deve patire la seconda sconfitta consecutiva in Eurocup dopo una stagione fatta solo di vittorie. Senza tessitori, coach Georgievic ha trovato poco anche da gamble sotto canestro, in attacco tranne Teodosic e Bellinelli, poche alternative. Nel finale ci ha provato Adams, troppo poco per contrastare un Brown, uno Smith, ancora una volta sopra le righe. Così come in gara 1 e gara 2, l'ex lungo di Brindisi entra e cambia faccia alla squadra. Dona bidimensionalità all'attacco russo, trovando in area quelle cose che fin lì i verdi difficilmente avevano trovato, anche dopo l'uscita di Morgan per infortunio.